È un traguardo veramente emozionante perché quando abbiamo iniziato nel 2001 avevamo sempre detto facciamo questa edizione, poi vediamo, poi la seconda, poi la terza. Ogni anno comunque è un evento molto complesso da organizzare, dicevamo dai, questa è l'ultima, questa è l'ultima, questa è l'ultima, poi siamo arrivati a 20 anni e forse questa è l'ultima. Però sì, è molto emozionante e per festeggiare abbiamo organizzato 3 serate, secondo me, molto molto belle. Dal 21 al 24 parte i Pop Connection Arena, diciamo, i momenti salienti a cui vi invitiamo. Venerdì sera, il 22 al Basket Giovane dalle 9, ci sono degli spettacoli. È una serata di show, di spettacoli, performance, di ballerini di diverse compagnie, un mix tra hip hop e break dance. E poi abbiamo sabato abbiamo delle gare più relative al breaking, alla break dance. E siamo lì dal pomeriggio, ma il clou delle gare è dalle 8:30 in poi. Poi di sera, sempre basket giovani. E poi domenica, sempre gare, sempre battle, i ragazzi si sfidano da tutta Italia e non solo, più relativo all'hip hop e quindi anche lì dal pomeriggio, ma l'evento clou, diciamo le gare, le finali dalle 8:30, basket giovane. Avremo anche un ospite che si chiama Red, una giovane ballerina autistica e che grazie a una collaborazione molto molto bella con il Comune di Pesaro, le politiche giovanili e nell'ambito del progetto Città dei Giovani 2022 siamo riusciti a far venire questa ballerina incredibile, molto particolare che si esibirà durante la serata di venerdì. E poi sabato e domenica dalle 8:30 in poi abbiamo le finali con delle gare sempre spettacolari, incredibili, di breakdance e di hip hop. Quindi per chi vuole vivere e vedere cose incredibili, vi aspettiamo tutti al Centro Basket Giovani venerdì, sabato e domenica per festeggiare tutti assieme la 20ª edizione dei Pop Connection Arena.